Abbiamo ricevuto un prestito molto importante dal Museo del Prado che compie 200 anni quest'anno, nel 2019, in onore del Museo di San Marco che compie 150 anni, sempre nel 2019, nel Museo di San Marco che è ospitato nell'ex convento domenicano di San Marco. Il grande Cosimo dei Medici il Vecchio ha potuto esercitare tutta la sua magnifica committenza, fatto costruire dal suo architetto di fiducia Michelozzo questo convento, e anche ha fatto fare lavori alla vicina chiesa di San Marco. È molto importante per noi avere ricevuto questo prestito, sia come segno di amicizia tra il Museo del Prado e il Museo di San Marco, e sia per l'importanza dell'opera che ci è pervenuta. L'opera è un'opera di Robert Campin, che è un autore diciamo dalla vita ancora incerta, e che però è stato uno dei padri fondatori della pittura fiamminga, e il suo allievo è stato il grande Roger van der Weyden. Il tema che è rappresentato è l'Annunciazione, ed è rappresentato da questo pittore con grandissima attenzione sia all'architettura in cui si svolge questa scena. Sono presenti una chiesa gotica che rappresenta il Nuovo Testamento, una chiesa romanica dietro che rappresenta il Vecchio Testamento, che viene superato al momento dell'Annunciazione e dell'incarnazione di Cristo che redime l'umanità. In questa grande e solenne architettura ambientata l'Annunciazione come una scena domestica di tutti i giorni. Noi potremmo quasi essere presenti in questa stanza dove Maria sta reggendo un libro, ed è molto, per esempio, tenero e interessante vedere che ha una stoffa con cui sorregge questo prezioso libro, ed è un dettaglio della vita di tutti i giorni della corte di Borgogna del 400. L'opera è più o meno databile tra il 20 e il 25, ai primi anni quindi del 400, e l'abbiamo messa accanto a un'opera molto preziosa di Beato Angelico, che svolge sempre il tema dell'Annunciazione, ma con tutt'altri contenuti. La scena è ambientata in un ricchissimo fondo dorato, molto prezioso, e le due figure però di Maria e dell'angelo sono saldamente ancorate nello spazio. È un modo di dipingere una visione del mondo estremamente diversa, anche se ricchissima, rispetto a quella della pittura fiamminga.